Buonasera, FGXT è uscita la carta Kinè, dopo la carta Ronaldo, la carta Dybala, la carta Mandragora, adesso abbiamo la carta Kinè. Il TAR ha deciso che la Juventus deve prendere visione di questa carta che Kinè non voleva dare. Ora, già il fatto che uno non voglia dare una carta mi fa pensare che non la voglia fare perché c'è qualcosa che non va, no? E c'è qualcuno che non deve sapere. Questa carta in pratica che cos'è? È una carta che, con cui praticamente è uno scambio di informazioni in cui pare che l'indagine cominci il 21 di aprile. Per cui, se è così, se viene considerata questo scambio di informazioni con la Covisoc, mi pare, tra la Procura Federale e la Covisoc, con mi pare sia la Covisoc, comunque con un organo di garanzia, se è, diciamo, vero e se viene considerata questa carta come l'inizio dell'indagine contro la Juventus, quindi 21 aprile 2021, tutto ciò che è stato prodotto dopo il 15 luglio, mi pare, 2021, non è più. Non sarebbe ammissibile, quindi l'intero procedimento nei confronti della Juventus non sarebbe ammissibile. Ora, ovviamente, bisogna vedere questa carta, bisogna metterla a disposizione ovviamente del collegio di garanzia del CONI e vedere che cosa succede. Noi non sappiamo niente, siamo sempre, voglio dire, questa carta viene ritenuta da molti fondamentale e importante. Speriamo che, voglio dire, lo sia. Ovviamente spetta poi all'organo, al collegio di garanzia del CONI, decide. Ma il fatto stesso che, ripeto, Kinè non la voleva far vedere, non la voleva dare, perché diceva che non era importante, addirittura la Juventus è dovuta arrivare al TAR per ottenere il diritto di vederla, la dice lunga invece su quanto forse questa carta sia molto importante. E per una volta, permettetemi di fare un gioco di parole, i prescritti saremmo noi. Meno male, voglio dire, se è vera tutta questa cosa. Poi bisogna ovviamente aspettare la decisione del CONI, bisogna vedere se questa carta veramente viene valutata come inizio dell'indagine e quant'altro. Quindi insomma, ce n'è ancora di carne da mettere al fuoco, però è un inizio. Perché è giusto avere tutti i documenti a disposizione. Quindi aspettiamo e vediamo che cosa succederà quando questa carta verrà integrata con il ricorso che la Juventus ha già presentato nei confronti del CONI. Speriamo che il CONI non dica che è fuori tempo e che quindi non può ammettere la carta, perché sarebbe clamoroso, bisognerebbe fare un altro ricorso al TAR a quel punto. Però non credo che sia così. Sento poi molte lamentele sul riscatto di Ken. Allora, su Ken c'è un obbligo di riscatto, cioè la Juventus è obbligata a riscattarlo per 28 milioni. Cioè, si è obbligata quando lo ha preso, non può tirarsi indietro, sarebbe una violazione contrattuale, deve riscattarlo, non è un'opzione, è un obbligo di riscatto. Quindi Ken viene riscattato perché il contratto lo prevede. Poi la Juventus lo può vendere, lo può confermare. E vi do anche la mia opinione personale su questa cosa. Ken è stato multato, probabilmente è stato cazziato in maniera importante, non soltanto dal tecnico, non soltanto dalla società, ma credo anche dai compagni di squadra. Il che non vuol dire che oggi, già nei casini in cui siamo, varrebbe la pena escluderlo dall'Europa League. Io lo farei anche giocare, perché comunque sia. Vlahovic non mi sembra un fulmine di guerra in questo momento. Lo farei giocare, poi magari, voglio dire, si prenderà una multa, sicuramente, insomma, si è preso due giornate di squalifica, in campionato sconterà quello che ha fatto. Ma alla fine della fiera, mettere fuori squadra uno come un giocatore che comunque ti può tornare utile nel marasma in cui stiamo in questo momento, non mi sembra una pazzia. Ha fatto sicuramente una cosa clamorosa, ha fatto un errore, ha
ha danneggiato la squadra, voglio dire, ma ragazzi, è un ragazzo di 23 anni, quindi voglio dire che pagherà per quello che ha fatto, ma mettiamoci un punto e ripartiamo. Giovedì c'è il Friburgo e quindi entriamo in un'altra competizione che non ha nulla a che vedere con penalizzazioni, con diciamo, processi, eccetera, eccetera. Quindi quella è la famosa, era una competizione in cui dovremmo entrare diciamo, in condizioni di piena normalità, ok? Mentale. Quindi lì non vale dire, ma i ragazzi 50 punti, lì non ha assolutamente nessun valore. E spero che questo venga trasmesso ai giocatori, in attesa ovviamente degli effetti della carta Kinè, dopo la carta Dybala, la carta Ronaldo, la carta Mandragora. Insomma, abbiamo tante carte, finalmente ne abbiamo avuto quella che forse, che potrebbe essere anche la carta decisiva, perché poi se fosse vera una cosa del genere, se veramente tutto quello che è stato fatto dopo sarebbe inammissibile, beh, insomma, se poi qualcuno cominciasse a pensare che Kinè era in malafede, che la Procura federale fosse in malafede, non sbaglierebbe, no? Perché, voglio dire, se un procedimento inizia una data, ci sono dei termini da rispettare che poi non sono stati rispettati. Se non sono stati rispettati, il procedimento è inammissibile. E se quella carta non me la vuoi far vedere, evidentemente perché contiene delle notizie che sono a mio vantaggio. Aspettiamo e vediamo. Dobbiamo soltanto aspettare. Come diceva un famoso attore napoletano, ha da passà nottata. Nel frattempo, buonanotte e a domani. Iscrivetevi al canale.